Il governo Conte è caduto. Anzi, mi sembra proprio che il governo Conte sia naufragato. Mi fa venire in mente l'episodio della Costa Concordia e di come già altri governi siano naufragati. Poi la Lega ha la tradizione di far naufragare i governi. Per esempio, giusto la Lega, il partito di Matteo Salvini, ha fatto cadere il primo governo di Silvio Berlusconi, mi sembra nel lontano 1994. Forse molte e molti di voi erano molto giovani o non erano nati. E non è vero, come diceva Sandro Pertini. Eppure fu proprio Umberto Bossi, che poi si è ritirato prima di tutto perché si è ammalato gravemente, poi per lo scandalo della ristrutturazione dell'Attico, così come il cardinal Bertone, anche Umberto Bossi ha ristrutturato l'Attico con i soldi della Lega. Ebbene, Umberto Bossi aveva dato del mafioso, del piduista, eccetera, a Silvio Berlusconi del Palazzinaro e grazie ad Umberto Bossi è caduto il primo governo di Forza Italia, del polo di destra, del centrodestra, che allora era la Casa delle Libertà, il polo di destra. Ed adesso, grazie a un erede politico di Umberto Bossi, uno che è riuscito a espandere la Lega oltre i confini del campanilismo padano, perché dalla Lega Nord si è passati alla Lega Salvini, una Lega buona per tutta Italia e che ha vinto soprattutto grazie ai voti del Sud, adesso grazie all'erede spirituale, morale, politico, vai a sapere che, è caduto un altro governo. E Di Maio, anche in rotta di collisione con Matteo Salvini, e il povero Conte che si è trovato nel mezzo. Non ha voluto cedere alle pressioni, non ha voluto essere il burattino di nessuno e ha voluto che Di Maio e Salvini assumessero le loro responsabilità, cosa che non so se avranno fatto. E ha dimesso, ha messo la palla al centro e adesso toccherà a Sergio Mattarella ricomporre il quadro politico, cosa che non sarà tanto facile, ma io già anni fa ho detto, qua si va incontro quando c'erano le elezioni, dalle quali è scaturito questo governo giallo-verde o verde-giallo, qua si va incontro a delle elezioni tecniche, cioè alle delle elezioni, perdon, a un governo tecnico, perché non si raggiungerà il quorum. E quello che succede adesso è che il rischio è che si faccia o un rimpasto di governo che non cambierebbe nulla, rimanderebbe di nuovo la crisi ad illi tempore, oppure allora dicevo, o si va incontro a un rimpasto tecnico, come sempre si è chiamato, cioè un inciucio, come nella tradizione politica italiana. Allora non si risolve nessun problema, ma lo si posterga. Oppure si fa un governo tecnico che a nessuno piace, perché bisogna fare sempre la stessa cosa. O bisogna fare nuove leggi elettorali con questa vecchia classe politica, o bisogna, andare alle elezioni per una nuova classe politica con le vecchie leggi elettorali. E si necessiterà comunque di un governo di transizione.
La vecchia classe politica non farà mai una nuova costituzione e nuove leggi elettorali. E come si faranno delle nuove leggi elettorali e una nuova costituzione con questa vecchia classe politica? È un ossimoro, un serpente che si morde la coda. Anzi, un cane che si morde la coda. E poi questa Lega, questa nuova Lega rivisitata 2.0, e il Movimento 5 Stelle, dal momento che ha preso il potere, si sono rivelati dei partiti politici uguali a quelli che li hanno preceduto. E questa è stata la più grande delusione che ho avuto dalla politica. Non che non me lo aspettassi, non che possa dire «Ah, caramba, che sorpresa!» Perché in effetti tutti i partiti sono uguali, tutti i politici al momento di arrivare al governo sono uguali, tutti i politici, gli amministratori al momento di avere il potere sono uguali. Ma comunque sono rimasto deluso. Purtroppo, tanto quelli del Movimento 5 Stelle come quelli della Lega, Salvini, fanno a gara a chi si allea per primo con quelli del PD o di Forza Italia. Tanto Di Maio come Salvini, tanto i Verdi come i Gialli fanno a gara con chi si allea con i rossi del PD e gli azzurri del PDL. Quando prima avevano detto, per esempio, mai con Forza Italia e mai col PD. Ve lo ricordate? Tanto quelli della Lega come quelli del Movimento 5 Stelle lo avevano detto. Mai con Berlusconi e mai con Renzi, con Matteo Renzi. E adesso sembra che Matteo Salvini voglia cadere fra le braccia di Matteo Renzi. Non vede l'ora. Oppure non vede l'ora di ritornare a casa, nella sua casa, la casa delle libertà. Io tempo fa, anni fa, feci molti video, andateveli a guardare, che ironizzavo. Come si intitolavano quei video? Guerre stellari, perché io c'ho un libro di Guerre stellari, Il ritorno dello Jedi o Jedi. Ebbene, già da tempo in casa del Movimento 5 Stelle c'erano delle lotte intestine. Poi a un certo punto Beppe Grillo si sottrasse alla scena politica. Sentì il richiamo del palcoscenico. Il suo lato comico ebbe la prevalenza e si ritirò dalla politica. D'altra parte, quando faceva politica, la tentazione di dire pagliacciate era più forte di lui e rovinava il Movimento 5 Stelle. Adesso sembra che sia ritornato alla politica, proprio nel momento di maggior crisi per il Movimento 5 Stelle. Arriva lui a dargli la stoccata definitiva. Morto Casaleggio, il fondatore, il figlio di Casaleggio e Beppe Grillo vogliono riassumere il controllo. Di Battista intanto vuole ritornare indietro. Di Maio glielo permetterà? Io non so se Di Maio e Di Battista siano entrati in rotta di collisione e Di Battista sia uscito dal Movimento 5 Stelle e dalla politica per una questione loro o per una questione pianificata. Cioè, io faccio che mi ritiro, poi ritorno, così la gente magari sceglie fra me o te. Comunque, la politica in Italia segue ancora un cammino disastrato. Continua a essere una cosa molto disastrata e disagiata. Io non ci volevo dedicare un video a questo argomento perché mi fa schifo. Mi fa schifo la politica, mi fanno schifo i partiti politici, mi fanno schifo i politici. Mi deludono tutti. Ma ho sentito la necessità di fare questo radioprogramma che forse non guarderà nessuno. La situazione mi fa venire in mente proprio il naufragio della Costa Concordia, che a tutti noi cittadini italiani ci è costato un mucchio. Ecco perché Costa Concordia.
ed è costata anche molta discordia. Questi sono gli emblemi del fracasso della politica della gestione pubblica e privata in Italia: il ponte Morandi di Genova, il naufragio della Costa Concordia per un inchino stupido, i terremotati in Italia che ancora dall'epoca dell'Irpinia non hanno una casa e vivono in rifugi che ci costano miliardi di euro all'anno ancora oggi, le accise sulla benzina che furono create per il risarcimento delle vedove e degli orfani della prima guerra mondiale, e ancora non hanno tolto quelle accise sulla benzina. Noi paghiamo le accise più care d'Europa sulla benzina, più del 50% della benzina sono accise e tasse. Che poi io dico, l'IVA, l'imposta sul valore aggiunto, la devono pagare i commercianti, i maggioristi, gli industriali, i produttori, non i consumatori. Noi paghiamo le tasse sul denaro che abbiamo in banca, sullo stipendio, sulla casa che compriamo con i soldi che già ci hanno tassato, sul cibo che compriamo con lo stipendio che già ci hanno decurtato con le tasse, sugli elettrodomestici. Il canone della televisione è ingiusto, perché oltretutto già ci levano i soldi dalle tasse che ci fanno pagare sullo stipendio per fare la televisione. Quindi dopo ci mettono un'altra tassa sulla televisione, sulla RAI. Ci tartassano. Per esempio, le accise sulla benzina sono ingiuste, perché già ci levano le tasse sullo stipendio, sulla pensione. Lo sapevate che chi ha inventato il Totocalcio poi voleva siccome lo ha inventato senza pretendere i diritti d'autore, poi voleva che lo Stato il Totocalcio non lo facesse più, perché lui ha detto che nella sua idea era quella che le vincite non dovevano essere tassate, perché la gente gioca col denaro del proprio stipendio e già paga le tasse sullo stipendio. Invece vince al Totocalcio, vincevi al Totocalcio e ti tassavano la vincita, quindi ti davano il 40% in meno. Cioè, viviamo tartassati. Io ho fatto anche dei video su questi argomenti. Adesso trasmetto in Spreaker, in differita. Sto registrando, non trasmetto dal vivo. Questi 15 minuti, mi è rimasto 1 minuto e 50 secondi. Comunque dopo salverò il programma in YouTube, perché sono disoccupato e non posso pagare un account in Spreaker per avere 1000 ore. Allora prima o poi dovrò cancellare gli episodi, ma li ritroverete nel mio canale di YouTube Sant'Enchan. Qualora non trovate delle piste nel mio canale, radio canale di Spreaker Sant'Enchan. Però vi dicevo, si affossa, cade, affonda il governo Conte, che io avevo delle aspettative che fosse migliore dei precedenti. Comunque l'amministrazione Raggi a Roma non è riuscita a togliere la spazzatura dalle strade, è un problema endemico, e vuoi perché se ne approfittano le concessionarie della spazzatura, e vuoi perché abbiamo un mucchio di depositi della spazzatura saturi, e vuoi anche per la mala creanza dei cittadini di buttare lo sporco ovunque. Comunque questo, c'è un parallelismo da fare: si affonda il governo e sembra l'affondamento della Costa Concordia, quindi Conte si affonda come la Costa Concordia. Vi ringrazio di avermi seguito, alla prossima dal vostro Sant'Enchan, e grazie al capitano Salvini per aver affossato il governo. Che vuoi dire di più? Ciao e a presto.